Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ebbene sì, ci siamo. L'anniversario di Final Fantasy VII Ever Crisis è qui. Nuova schermata per quanto riguarda ovviamente l'ingresso del gioco. E ora andremo ad analizzare tutte le news che sono veramente troppe. Quindi aspettatevi sicuramente di vedere più video nell'arco della giornata, perché comunque penso di dividere le informazioni e cercherò di dividerle per argomento in modo tale che voi abbiate la possibilità di concentrarvi su ogni argomento ed evitare una sorta di overwhelming di informazioni. Quindi troppe informazioni in una botta sola vi manderebbero in confusione. Quindi cercheremo di analizzare tutte le news prima in modo generale e poi invece ci addentreremo nel particolare degli argomenti più interessanti, più caldi, che tratteremo ovviamente anche in live. Quindi vi aspetto in live per pullare, per parlare, discutere, domande, tutto quello che ovviamente vi interessa sapere. Vi darò ovviamente le opportune risposte. Detto ciò, ci vediamo in game. Eccoci qua, siamo in gioco, classico menu come sempre a disposizione, però con tante piccole novità che adesso andremo a vedere, leggere e commentare insieme. Vi dico già adesso, ragazzi, che questo anniversario si prospetta essere incredibile. Si prospetta essere incredibile dalla quantità di roba che hanno inserito all'interno del gioco, ma d'altra parte potrebbe essere un anniversario che potrebbe lasciare l'amaro in bocca. Quindi vedremo come si svilupperà. Allora, andiamo alle notizie subito e cominciamo con, vabbè, questo è l'overview dell'anniversario che ovviamente ci permetterà di ottenere una skin del 2000, diciamo, del fino ad aprile 2024. Avremo la possibilità di poter scambiare una di queste skin, la possibilità di ottenere fino a 26 armi in generale solo con ovviamente il login e quindi la partecipazione al gioco. Infatti io ho già fatto il login e si è vista la cassa di armi che mi ha permesso di avere già delle copie di armi di personaggi che vengono scelte randomicamente, purtroppo, questo sì, però vengono scelte per diversi personaggi e quindi avrete la possibilità comunque di accumulare diverse armi per diversi personaggi, per un totale ovviamente di tutti questi login. E vabbè, queste sono già tutte cose che avevamo visto in precedenza, quindi non staremo qui ovviamente a sottolinearle, tutte meccaniche che già comunque avevamo visto e commentato. Andiamo invece a vedere il banner, lo andiamo a vedere tra poco. Ragazzi, il banner è un qualcosa di veramente incredibile. Andiamo a vedere invece la campagna del primo anniversario. Campagna del primo anniversario di Final Fantasy VII Ever Crisis, che ci consentirà di avere delle multi-summon gratuite per ovviamente tutto il mese di settembre. Quindi avremo praticamente una daily free per un totale di 30 giorni, quindi 300 draw, che fondamentalmente saranno 30 giorni di multisummon gratuite. Quindi questo è davvero un periodo eccezionale per chi vuole cominciare a giocare e ha la possibilità comunque di poter avere un account competitivo fin da subito. Devo dire che è veramente un'ottima occasione, è veramente un'ottima occasione. Ovviamente qui avremo il nostro set di skin da poter scegliere. Ovviamente io farò anche un video sulle skin da poter scegliere in generale. Quindi ragazzi, oggi, tra oggi e domani probabilmente aspettatevi veramente una carrellata di video dello speciale primo anniversario, che sarà un qualcosa di allucinante. Dopodiché, le armi ovviamente al login, queste le avrete la possibilità. Ecco, abbiamo praticamente... Ah, non sono randomiche, avevo letto che invece fossero randomiche, invece già sappiamo quali armi otterremo in base ai vari giorni di login. Quindi primo giorno avremo armi di Cloud, Murasame e Bandage Sword, Zack, Ceremonial e Twinkling. Madonna, la Ceremonial, l'ho portata a OB10 così. Glenn, Rest in Peace, Ultimatic. Giorno 2, Barret, Heavy Hoser ed Enemy Launcher, Aeris, Fairy Tail, Mithril Rod, Sephiroth, Edgewing, Onibi. Cioè, vi fanno praticamente un set
vi danno praticamente già un set per poter giocare col personaggio anche così di base, quindi veramente veramente eccezionale. Tifa, Leather Glove e Lifeguard Wrap, Matt, Centipede e Core Defender, quindi difesa fisica e difesa magica incorporata, Lucia, Holiday Revolver SSR 1976. Yuffie, Dinner Tray Arctic Star, quindi proprio il kit, vi danno praticamente il kit incredibile di ogni personaggio. Red 13, Rage Collar e Ivy Collar, Vincent, Quicksilver e Glided Age, Kaizit, Green Megaphone e Yellow Megaphone. Successivamente login con ovviamente tutti gli oggetti utili per permetterci di progredire all'interno del nostro account. Daily mission o comunque in generale missioni in generale attive durante il primo anniversario per ottenere oggetti sinergici per Lightwind. Questo è sempre sì, altri login per 3 giorni per ottenere un totale di 4500 gemme. Altre missioni che in questo caso vengono considerate come login per ottenere materiali per potenziare le armi, addirittura 15 armi in totale a livello 80, quindi vi danno anche un bel boost per potenziare subito i vostri personaggi. E poi abbiamo la 5 star, quindi la 5 stelle Weapon Guaranteed Free Multi, dove praticamente avremo la possibilità di ottenere almeno 13 o più armi 5 stelle. Queste saranno delle multisummon gratuite che verranno inserite successivamente e che ci consentiranno appunto di ottenere almeno una 5 stelle per tutto questo periodo di tempo. Quindi veramente ragazzi è una roba allucinante. Ecco qua, avremo praticamente le summon che si divideranno in periodi per ogni personaggio. Quindi avremo Eris, avremo Yuffie, avremo Kite, una al giorno, vedete? Praticamente una al giorno per tutti quanti i personaggi che vedete in sovraimpressione. Missioni che dovremo affrontare anche in generale durante il primo anniversario. Avremo una sorta di chocoboard, per chi giocava a Dissidio per Omnia avrà presente che cos'è la chocoboard, quindi una griglia 3x3 con degli obiettivi da completare per ottenere ricompense. Una delle ricompense finali sarà il wallpaper che vedete qui in che vedete praticamente qui, e se non sbaglio dovrei farvi vedere, eccolo qua in modalità estesa, un wallpaper eccezionale. Guardate Tifa illegale con quel completino in latex, è una roba veramente fuori di testa. E anche Yuffie non è male, però madonna, veramente ste skin sono allucinanti. Successivamente avremo anche delle spedizioni Chocobo limitate che ci consentiranno di scambiare un Chocobo nuovo che sarà il Chocobo Bahamut. Quindi assicuratevi di effettuare la spedizione nella nuova zona con i vostri Chocobo per ottenere appunto i token e scambiare successivamente il nuovo Chocobo. Altra peculiarità di questo primo anniversario è il 100% di ricompense nelle premium quest, nelle weapon enhancement e nelle synthesis quest, quindi avremo praticamente il doppio praticamente delle ricompense, quindi approfittatene per chi ha bisogno di farmare, perché questo sarà un ottimo periodo. Tutti i personaggi avranno il 200% in più di esperienza per quanto riguarda appunto la loro crescita, e ovviamente per tutti i personaggi al di sotto del livello 60 addirittura un 1000% di esperienza in più, e per tutti i giocatori al di sotto del livello 20 addirittura un 2000 di esperienza. Quindi se il vostro rank è sotto il livello 60, 1000% di esperienza; se il vostro rank è praticamente sotto il 20, quindi siete dei nuovi giocatori, addirittura il 2000% di esperienza in più, quindi avrete la possibilità di crescere in un modo pauroso. E per quanto riguarda la campagna, diciamo che per il momento è tutto. Ovviamente cristalli anche da poter comprare all'interno dello shop. Non mi soffermo più di tanto su questa news perché ovviamente il lato shop a me personalmente non interessa. Se vi interessa ci sono diversi pacchetti, guardate quello che vi interessa e comprateveli. Nuove aggiunte all'interno del gioco, ovvero i brands. Ne abbiamo parlato un po' così in modo generale, adesso invece abbiamo la possibilità di affrontare l'argomento in modo più diretto. Cosa sono questi brand? Questi brand saranno appunto delle pietre che consentiranno di incrementare e applicare dei nuovi effetti alle nostre armi. Ovviamente gli effetti verranno scelti in modo randomico, purtroppo,
però avremo la possibilità di utilizzare delle pietre che sono più o meno sinergiche all'arma che andremo a potenziare per avere un range di abilità che possa essere abbastanza affine con quella che andiamo a potenziare. Ne parleremo ovviamente in modo più dettagliato, farò un video molto più dettagliato per quanto riguarda i brands, però l'importante è che voi sappiate appunto che esiste questa nuova funzionalità presente all'interno del gioco. Ultimate Weapon, altra aggiunta di questo anniversario, le armi Ultima. Armi Ultima che saranno praticamente delle armi speciali che avranno la possibilità di utilizzare una skill estremamente potente ma in numero limitato di volte. Il numero di default dovrebbe essere 2 in questo caso, quindi potremo utilizzare 2 volte la nostra Ultimate Skill e poi ovviamente basta, cioè finirà ovviamente l'effetto della nostra Ultimate Skill. Ovviamente ci saranno delle possibilità di poter equipaggiare con un terzo slot aggiuntivo la nostra Ultimate Weapon, e l'Ultimate Weapon avrà la possibilità poi di potenziare il nostro personaggio. Una delle notizie ovviamente positive che vi posso dare delle Ultimate Weapon è che non avranno overboost, quindi saranno pullabili solo ed esclusivamente in quel momento. Una volta pullate non vi interessa più avere overboost. Per il momento non sappiamo a che cosa serviranno le copie, qualora si dovessero ottenere più copie, però chi dovesse ottenere più copie di Ultimate Weapon faccia attenzione e le conservi, perché appunto magari in futuro serviranno a qualcosa. Ovviamente per quanto riguarda le Ultimate Core Abilities vengono sbloccate nel momento in cui equipaggeremo l'Ultimate Weapon e ovviamente possono essere utilizzate senza consumare ATB, quindi sono delle sorte di burst, se vogliamo dirlo in termini di Opera Omnia, per chi mi seguiva su Opera Omnia, e quindi avremo la possibilità di utilizzarle come e quando vorremmo. Però ricordiamoci che appunto saranno un utilizzo limitato, avremo un utilizzo limitato di queste skill. Banner speciale in questo caso, che non è quello che potremo pullare con le gemme free to play, questo è un banner invece speciale dove appunto sarà possibile poter pullare diverse armi, compresa anche la nuova arma di Cloud e la prima arma Ultimate, che è niente poco di meno quella di Sephiroth. Sì ragazzi, la prima Ultimate Weapon che è uscita è quella di Sephiroth. Tanta roba, eh sì, quindi capite bene che io su questo banner casco malissimo. Questo sarà un banner unico, si potrà fare una sola pullata in questo banner con 3000 gemme rosse e poi dopodiché fine, è un banner one shot. La tower che abbiamo già visto la volta scorsa adesso ha dei dettagli in più, ovvero la possibilità di poter completare tutti e 100 i piani per ottenere delle ricompense incredibili, come addirittura dei ticket che ci consentiranno di ottenere arma 4 stelle o più, oppure scambiare gli oggetti in Chaos of the Corrupted Weapon Voucher, che sarebbero praticamente la possibilità di poter scambiare delle armi particolari che saranno disponibili nello shop apposito. Successivamente, peculiarità di questa torre è che avremo i primi 50 piani fin da subito e poi verrà aggiunto un piano al giorno fino a raggiungere il centesimo. Chiunque riesca a completare la torre con tutti e 100 i piani avrà la possibilità di ottenere un nuovo titolo. Successivamente, ecco, si ha la possibilità di ottenere i Chaos of the Corrupted Weapon Voucher per scambiare praticamente delle armi 5 stelle presenti all'interno dello shop come le volete voi, quindi in base ovviamente a questi voucher che avranno praticamente un elemento ciascuno, quindi ghiaccio, fuoco, vento eccetera eccetera, potrete scambiare un'arma con quell'elemento. Quindi se avete bisogno di maxare un'arma elementale nello specifico, adesso avrete come fare. Vedete, ci saranno 7 tipi di ticket che potranno essere scambiati, ovvero le armi che curano, le armi di tipo fuoco, ghiaccio, lightning, quindi tuono, acqua, vento e terra. Ovviamente non aspettatevi di poter scambiare le armi Limit Break, perché non saranno disponibili. Mentre invece, come potete notare, ci sarà un limite per quanto riguarda questi voucher da poter scambiare, che possono essere ottenuti in questa tower. Mentre invece all'interno sempre di questa torre si avrà la possibilità di ottenere in totale 14 voucher, quindi 2 per ogni elemento.
La cosa che ovviamente ci interessa più di tutti è il fatto che potremo ottenere delle Ultimate Medal per ottenere un'arma ultima per gli altri personaggi. Quindi ci saranno delle armi ultima che si potranno pullare nei banner e altre armi che invece si otterranno all'interno di queste sfide. Le nuove Ultimate Medal possono essere ottenute soltanto dopo il primo completamento degli stage in particolare e possono essere scambiate per le Ultimate Weapon degli altri personaggi. Le Ultimate Medal possono essere ottenute anche in altri eventi, questa è una cosa che ci interessa soprattutto per il futuro, e ci sarà un limite al numero di Ultimate Medal che si possono ottenere all'interno di questa Battle Tower. Le medaglie che si potranno ottenere saranno 200 in totale, quindi bisognerà vedere anche quanto costerà un'arma Ultimate nello specifico. E completare la torre ci permetterà di ottenere un nuovo titolo e per partecipare alla torre bisogna aver completato almeno il capitolo 1, sezione 3 dell'episodio 1 di Final Fantasy VII, quindi diciamo abbastanza easy. Successivamente storia dell'evento dell'anniversario, quindi avremo una storia particolare di questo anniversario, ovvero il Cetras Story, Birth of the Destroyer, quello che abbiamo già visto nel menu principale della campagna anniversario. La trama, il plot, sarà Cloud e i suoi amici sono improvvisamente targettati da questo misterioso Bahamut bianco e verranno salvati da un antico. Bisognerà imparare o comunque comprendere la storia di questo Bahamut e il Dragon Master e del Dragon Master che ci verrà raccontata da questo Cetra. Quindi sarà una sfida e una storia, diciamo, singolare che viene rilasciata proprio per questo evento. Ovviamente sappiamo già come si gioca questo evento, bisognerà sconfiggere il boss, ottenere gli oggetti e poi scambiarli per ottenere le ricompense all'interno dello shop. Shop che ci consentirà di ottenere l'arma di Zack, in questo caso un'arma di Zack free to play, ovvero l'Alba Blade, che ci permette di avere un'arma non elementale che aumenta l'attacco fisico, quindi direi è anche l'ability boost, perché io già le ho viste le armi, quindi abilità fisica e ability boost, quindi delle armi molto generiche che possono essere utilizzate in svariati modi. E poi ci sarà anche il corno di Kite Sith, che però non so se l'hanno già aggiunto o sarà praticamente l'arma della seconda parte dell'evento. Quindi già sapete benissimo che Kite Sith e Zack saranno le armi free to play farmabili di questo evento. Qui abbiamo addirittura un boss dove abbiamo non elemento come raccomandazione, quindi il mio Zack qui potrà brillare di luce propria. E come potete notare, avremo la possibilità di includere, anzi ci viene detto appunto dal gioco stesso, di includere dei personaggi che abbiano abilità non elementali. Ma il Bahamut in questo caso sarà molto forte e bisognerà in un qualche modo avere anche dei personaggi che possano abbassare l'attacco fisico e l'attacco magico. Quindi in questo caso anche Sephiroth con la Kuja's Blade potrebbe essere un'ottima soluzione. Ovviamente chi pullerà sul banner di Cloud per ottenere la skin e anche l'arma con overboost avrà una quantità di ricompensa maggiore. Questo mi sembra abbastanza ovvio, come in qualsiasi evento. Eh sì ragazzi, vedete qui, la prima arma ultima è qui. Ed è la Genji's Blade per Sephiroth. Ma di questo ne parleremo tra poco. Anche un nuovo wallpaper a disposizione per quanto riguarda questo evento, che vi faccio vedere in modalità ingrandita. Eccolo qua, questo sarà il wallpaper ottenibile all'interno dell'evento, perché ci saranno comunque degli obiettivi che si completeranno, utilizzare tot stamina solitamente per ottenere anche questo wallpaper molto molto figo. Poi ovviamente Day of Seven Gift, quindi ci vengono consegnate le mille gemme classiche di giorno 7, ma quello che sicuramente tutti quanti state aspettando è questo. Il banner di Cloud Limit Break con costume e arma dell'evento con la prima arma Ultimate di Sephiroth, ovvero la Genji's Blade. Ragazzi, questo banner è allucinante. È un banner allucinante. L'arma di Cloud avrà l'1.5% in più di apparire, quindi sarà teoricamente più semplice portare overboost l'arma di Cloud, e inoltre anche le Ultimate Weapon verranno rilasciate all'interno di questo banner per la prima volta. C'è solo un problema: le Ultimate Weapon hanno un ratio di apparizione dello 0,3%.
Sì, ragazzi, bassissimo. Veramente bassissimo. La spada di Cloud è ottima. Ragazzi, c'è poco da fare. Era esattamente l'arma di cui io ero già pronto e vi avevo già anche parlato su Discord. Chi ha avuto modo di parlare con me lo sa. Bahamut Greatsword con l'attacco Fierce Claw. 800% di danno non elementale fisico a tutti i nemici. In più, garantisce haste all'utilizzatore la prima volta che viene utilizzato l'attacco. E in più, infligge un danno addizionale di 40.000 come danno fisso. Questo ovviamente ad overboost massimo. Sicuramente con gli overboost più bassi avremo un danno praticamente inferiore. Ma ragazzi, questo è un danno addizionale che viene aggiunto all'attacco. Non so se è un danno fisso, perché se è un danno fisso, ragazzi, è completamente fuori di testa quest'arma, quindi bisognerà vedere più nel dettaglio questa cosa, però avere un danno fisso non elementale di 40.000, ragazzi, di che stiamo parlando? Quando l'utilizzatore ha il 50% o più di HP. Quindi abbiamo la possibilità appunto di fare questo danno in più se avremo il 50% di HP in più. Avremo anche un nuovo effetto che è per l'appunto additional damage, che è praticamente un danno addizionale che è separato dal danno normale, quindi è come se fosse un danno fixed. L'ammontare del danno addizionale dipende dalla resistenza nemica ed altri fattori. Vabbè, questo ovviamente per mettere un po' i bastoni tra le ruote, ma ovviamente abbiamo il danno fixed che praticamente è stato aggiunto. Mentre la skin di Cloud la conoscevamo già, quindi boost di attacco generico per tutti quanti, fisico e magico, e poi Bahamut's Bite, dove appunto abbiamo il boost di attacco fisico e anche l'abilità del danno fisico quando la stance di attacco è al massimo. Ultimate Weapon di Sephiroth, Genji's Blade, Ultimate Core Ability, Flash of Steel, infligge il 2000% di danno non elementale fisico e magico insieme, quindi andrà bene per qualsiasi build, e ovviamente sul single enemy. E in più, colossally increase the caster physical attack e physical magical attack, quindi aumenterà praticamente di 3 stack probabilmente o anche di più l'attacco fisico e l'attacco magico, quindi è un'arma che praticamente cambia completamente tutto. Nuova refined ability aggiunta, che è la refined ability dell'arma ultimate in questo caso, ovvero ability damage boosted when interrupted. Che cosa vuol dire questo? Che faremo molti più danni quando il nostro avversario verrà breccato, quindi spezzando la fase a sigilli avremo la possibilità di fare molti 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 più danni. Per quanto riguarda invece la Genji's Blade, nel momento in cui pulleremo nel banner otterremo le Mako Gem, ogni qualvolta effettueremo una pull da 10. Queste Mako Gem ci permetteranno di scambiare praticamente queste gemme per l'arma di Genji, qualora non la dovessimo trovare, quindi come una sorta di piti fondamentalmente, oppure per ottenere delle pietre branding di maggior valuta, quindi quelle rosse che sono praticamente quelle di tier più alte. Infatti, come si può vedere in questo banner, per formare 10 pull ci garantirà le Mako Gem come bonus. Collezionate le Mako Gem per scambiarle per l'ultima weapon oppure per delle brand stone di qualità migliore. Quindi se non si trova la Genji's Blade si potrà avere un Pity per poter scambiarla oppure prendere le brand stone. Quindi direi che come compromesso è abbastanza buono, solo che bisognerà vedere quante gemme bisognerà accumulare per ottenere l'arma, ma questa sarà una cosa che vedremo successivamente quando analizzeremo meglio il banner. Detto questo, ragazzi, non c'è altro che vi devo dire per quanto riguarda la campagna in generale dell'anniversario. Spero che questo video possa esservi stato utile. Per quanto riguarderà tutti gli altri argomenti e un overview generale di come è cambiato il gioco, farò ovviamente un altro video. Quindi, per il momento è tutto. Spero che questo video possa esservi stato utile e ci vediamo con i prossimi appuntamenti, ma soprattutto ci vediamo in live su Twitch stasera per pullare e commentare questo primo anniversario. Ciao!